È il momento di contare i danni per la Liguria dopo le giornate di maltempo intenso che hanno interessato soprattutto il Levante. In 3 settimane ci sono state 6 allerte arancioni sulla regione e una mareggiata di straordinaria forza che hanno causato smottamenti e frane nell'entroterra e grossi danni in alcune località costiere. La regione dice che dichiarerà lo stato di emergenza regionale e metterà a disposizione dei comuni dei fondi per gli interventi urgenti sul territorio, come liberare le strade e togliere i detriti dai lungomari. Entro la fine di questa settimana sarà poi fatta un'analisi speditiva dei danni per poi chiedere lo stato di emergenza nazionale. Quando dico analisi speditiva, dico evidentemente sia riguardo al patrimonio pubblico, quindi i numerosi danni strutturali che però non sono paragonabili alla mareggiata del 2018, anche per i tanti interventi che abbiamo fatto in questi anni, ma anche evidentemente i tanti danni al patrimonio privato ed evidentemente anche per quanto riguarda le attività produttive. Sarà il governo poi a dover decidere se concedere lo stato di emergenza, cosa molto probabile secondo l'assessore regionale alla protezione civile. La regione ha già aperto ai comuni il database per l'inserimento dei danni subiti. Rispettivamente i privati cittadini compilano i moduli direttamente nei comuni di riferimento, le attività produttive invece compilano i moduli presso le camere di commercio. Il bilancio delle giornate di allerta non è stato troppo negativo sul lato dei feriti e dei danni alle persone. Aver finito questo evento dopo 3 settimane di allerta in Liguria con, diciamo, qualche ferito perché è stato un po' curioso sulle mareggiate, ma senza nulla di particolarmente grave, credo che sia comunque un buon dato di protezione civile. Il Dipartimento di Protezione Civile della Liguria ha dato la disponibilità ad aiutare le zone della Toscana colpite dalle alluvioni degli scorsi giorni.